Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi pista nuova, Cross Park Savignano. Non ci siamo mai stati, Federico anzi c'è stato settimana scorsa per la prima volta, io e Giacomo pista mai vista, quindi sarà tutta da scoprire. Speriamo di divertirci e andare forte. Prima di cominciare il video dovevo dirvi due cose importanti. La prima è che ho aperto l'affiliazione Amazon, quindi tutti i prodotti che uso per registrare video o anche il supporto manubrio per l'orologio, tutte quelle cose che appunto uso io. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. Poi vi ricordo un'altra cosa importantissima, cioè di iscrivervi al canale, perché se il canale sta crescendo, è giusto, bisogna iscriversi al canale. Cancellateli tutti, mi raccomando, cancellateli. Quindi iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai video, attivate la campanellina per restare aggiornati con i nuovi video. Noi... No, aspetta, devo prima fare una vera, voglio vedere quanto... Dopo, aspetta un attimo, vado a registrare. Noi adesso ci cambiamo e andiamo dentro, quindi sigla e dopo andiamo. Fa un giro per YouTube. Non ho voglia di tirarla su per mettermi in moto questo video. Vai, vai. C'è tanto di io, debito a distanza. Entrate fatte e pista pista molto 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 tosta. Ma basta vedere Giacomo come è conciato, anche io sono andato per terra una volta nella prima entrata per colpa sua, che si è fermato in un punto bastardo. Dai, colpa mia, però è colpa anche sua, 50-50. Pista in che condizioni? No, no, è colpa anche tua. Condizioni della pista come sono? Sono una bella tosta. È sempre impossibile. Federico invece, con una nonchalance allucinante, corre. No, io riesco a fare tre giri. Fa fatica, ma cazzo, 20 minuti. Vabbè,
Io faccio tre giri, sono finito. Te quando? Tre giri fai. Io sì. Ne ho fatti anch'io 2.5, 3, però rischio la vita ogni volta, quindi... Secondo turno ho fatto 3 giri fatti bene. Ah, primissimo turno no, i primi 2 giri non ho neanche registrato perché ero un po' in pensiero nelle condizioni della pista e alla fine non ho acceso la GoPro. Ultimo turno qua così ho fatto invece 2 giri, forse, e tagliando sempre la pista, non facendo la parte più bagnata perché c'era veramente troppa gente, troppo traffico e non volevo stare tra i piedi a nessuno, giusto? Anche perché la pista è un po' monotraiettoria, non è che ci sono molte traiettorie asciutte, quindi asciutte, per modo di dire, insomma, dove si sta in piedi. Peccato questa prima volta in questa pista a trovarla in queste condizioni. Probabilmente oggi è fuori dalla nostra portata. Dalla mia, sicuramente. Probabilmente anche dalla mia portata, ecco, magari se non ci fosse tutta questa gente... Quello sì, secondo me io andrei dentro così, se non ci fosse la gente, ecco, io... perché se cado per terra... Io no, comunque prima caduta con la moto nuova non era mai successo, difficile anche rialzarsi. Andiamo a vedere una manche del mondiale che qua hanno la TV, giusto? E dopo se c'è un po' meno traffico riproviamo a entrare, però boh. Mi sa tanto che oggi abbiamo buttato via una giornata, noi due. Federico si allena, noi due abbiamo buttato via tutto oggi. Facciamo esperienza. Un altro turno fatto, un ragazzo è andato via in ambulanza, noi abbiamo visto una manche del mondiale e nel frattempo la pista si è un po' sistemata, in realtà adesso è carina, parte qua che sì, è un po' scivoloso. Prova a spostarti al canale. Senti, un altro fermo. Federico, ha fatto manche da? Penso abbia fatto una manche da 20 minuti, comunque è stato dentro tanto. Noi benzina? Come siamo messi? Bisogna fare benzina. Sì? Quanto ti costa? Un caso. Com'è rapido? 4. Vado a Dio. Ma su rapido adesso dovrebbe andare il doppio. Se dice il doppio, ci accontenteremo di un terzo in più. È comodissimo. Comodissimo, ma cambia tanto davvero? Voglio. Sì? Sì. Tu arrivi là e ti appoggio che sei a fine corsa. Ostia. Senza neanche accorgerti. È moto va più forte? Molto va quello, però almeno adesso c'è lui di tutto. Ah, vabbè. Thank you.
fatto sbagliarla, però te l'hai pagata. Beh, perché devo provare a chiudere di più per saltare più a sinistra. Però curvando sulla rampa lucida, se che ha girato, guarda che ha continuato, non so neanche mica come. Perché ho fatto il destra, dopo se che ha puntato, se che ha rigirato, non so continuare, ha corrito bene. Giacomo si è testato. Giacomo qua, giga inutili. Ma è tipo a copertina se... No, a copertina se mica vado per terra. No, la copertina sarà lui di traverso così. Di traverso, vivo o morto, nel senso una roba del genere, sì. Che capito. Va bene, dai. Che sia la volta buona e invece... Giornata finita, abbiamo fatto altri due turni dove non ho registrato. Il feeling con la pista è migliorato. Come avrete visto, Federico ha tirato un jolly da paura. Cosa devi ancora parlare in questo video, dai? Dico, per fortuna devo caricare, non come te. Dai. Un video... Ascolta. Un youtuber mancato. Cosa ne pensi degli adesivi della mia bambina qua? Penso di averne tolti un paio prima in salita. Dal video vedrete. No, hanno già visto? Bella giornata, fangosa all'inizio, però alla fine sono divertito. Un jolly allucinante, mega jolly facendo il mona. Che non si spiega come sei ancora qua. Esatto. Cagnolino, ciao cagnolino. E Giacomo invece... Positivo, verso la fine positivo. Mi aiuti o devi stare là? Devo fare il video. Basta, carichiamo le ultime cose. Ormai sapete già tutto, iscrivetevi al canale, mettete mi piace ai video, attivate la campanellina e noi, come sempre, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.